The Bears. I killer clowns sono probabilmente gli alieni più unici che abbiano mai invaso la Terra. Ma quanti clowns ci sono? Quali sono le loro abilità? E hanno un'evoluzione? Spieghiamo tutto ciò che devi sapere sui killer clowns. In nessun ordine particolare presentiamo i clowns stessi, cominciando con il robusto Jumbo, che indossa un completo viola con forme blu disordinate e, come tutti i clowns, ha pupille simili a quelle dei gatti. L'altrettanto grande Fazzo, che indossa un completo a pois e una cresta arancione e il cui gemello identico sfoggia un afro verde. Il significativamente più piccolo e appropriatamente chiamato Shorty, che vanta un pugno a molla. Rudy, con il suo vestito a righe e i capelli rossi, e il suo fratello Megory, che si vede a malapena, ma che per qualche motivo è nella locandina del film. Spikey, con i suoi capelli a punta, il cui completo verde è coperto di stelle. Slim, che per puro caso è robusto e indossa tre palloncini piccoli nei capelli. Bibbo, che indossa un colletto a forma di palloncino, sfoggia un doppio afro e ha un gemello vestito a fiori. Bippo, il fratello di Bibbo, con lo stesso vestito, che a sua volta ha un doppelganger chiamato Crinkles. E un terzo sosia vestito a righe. L'imponente Chubby, che indossa una sambola spirale che presenta un colletto blu, e suo fratello Hefty, distinguibile solo dal suo colletto e polsini verdi. Joe, vestito di arancione e dei capelli arcobaleno. Tolls, chiaramente un fan dei Dolce Vita, che ha perni verdi per le orecchie e due fratelli con facce identiche. Kilbo, che indossa un completo blu e ha i capelli neon con strisce viola. Storfront, dai capelli blu e viola, che indossa un completo a strisce arcobaleno, e il suo gemello Danny, che indossa il completo blu di Kilbo. Il paffuto Mojo dai capelli rossi, che si vede solo al lavoro su un enorme carro allegorico. Frank, un clown calvo con piccoli palloncini dipinti sul viso, e il suo sfuggente gemello, che per qualche motivo indossa l'ensemble arcobaleno di Storfront. Slam, che indossa anche lui l'abito arcobaleno di Storfront e ha una ciocca di capelli infuocata con un codino rosso. Bash, dalla faccia cadente, i cui capelli verdi hanno una striscia gialla. Poco, dai capelli ricci, che ha un fratello stempiato e biondo e un gemello identico che indossa un completo a fiori. Slambo, amante del plaid, con orecchie notevolmente giganti. Dunk, che indossa un abito rosso a pois bianchi e ha tre sosia, uno coi capelli rossi arruffati, uno con la testa di Bash e un terzo con la testa di Tolls. Oltre ai sosia, Dunk ha un gemello identico che opta per un completo a strisce più sobrio. L'ultimo clown maschio, che non ha un nome, ha capelli ricci rosa con una chiazza calva alla Monaco. E compaiono anche due clown femmine di nome Rosebud e Daisy. Sembra che possano ingrandire il loro seno e siano più interessate a baciare gli umani che a catturarli. Ora, i clowns arrivano sulla Terra armati di varie armi, tra cui, ma non solo, fucili laser che possono intrappolare le persone in giganteschi palloncini o avvolgere le loro vittime nello zucchero filato, che poi i clowns bevono come sostentamento. I clowns possiedono anche molte abilità, come creare animali di palloncini che prendono vita e imitare voci. Debbie! Debbie! Sono mai! Capri! Debbie! 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 Hanno la capacità di saltare sovrumanamente e di guidare una macchina invisibile. Possono infilarsi dentro pile di scatole di pizza e auto dei clown dalle dimensioni impossibili. Lanciano un'enorme quantità di torte all'acido. Cosa pensate di fare con quelle torte, ragazzi? Hanno la capacità di staccarsi e farsi ricrescere le mani. Possono ruotare la testa e le spalle di 180 gradi, maneggiare un fischietto di carta letale e per finire sono ventriloqui estremamente abili. Non preoccuparti, Dave. Non vogliamo fare altro che ucciderti. Ma non è tutto! Sono anche capaci di creare ombre cinesi in grado di catturare gli umani, trasformare gli umani in popcorn viventi e lasciarli in gestazione ed evolversi in cuccioli carnivori di clown, che presumibilmente diventeranno clown a grandezza naturale. E naturalmente, i clowns utilizzano un bazooka per sparare popcorn viventi ad altre vittime. Sebbene siano in gran parte immuni ai colpi di arma da fuoco, quando il loro naso viene colpito, i clowns esplodono in coriandoli. Si inchinano inoltre davanti al gigantesco clownzilla alto 6 metri, che, dopo aver afferrato uno spuntino umano, si ritrova il naso bucato, facendo esplodere se stesso e il veicolo spaziale dei clowns in mille pezzi e mettendo fine al loro terrore da clown. Almeno fino a quando non torneranno con The Return of the Killer Clowns from Outer Space in 3D. Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto come al solito fatecelo sapere qui sotto nei commenti! Mi raccomando, passate dalla community per votare ovviamente il prossimo episodio, mi raccomando, vi aspettiamo lì, ciao ciao! E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo!